con The Boat Show a Miami. Siamo su K62, un catamarano prodotto da Kinetis in Sudafrica. Una macchina da guerra, posso definirla, realizzata utilizzando tanto carbonio e soprattutto con la volontà di avere una barca veloce anche se confortevole. We are a new company producing carbon performance catamarans in two versions, a performance cruiser for someone who wants a fast passage maker, a blue water passage maker. And then we also have a racing version. We turbo the boat up with a more powerful rig and setup. Still a performance cruiser, but it's more orientated towards racing. This boat that we're on today is more of our performance cruiser. The idea is you want a fast, powerful boat that's fun to sail, agile, long passages, and you'll race this boat, if at all, two or three times a year. The boat is all carbon, resin infused, so it's a very strong, stiff, lightweight platform, but it also contains all the amenities. It's for somebody who wants the comfort and space of a catamaran and all the amenities of a catamaran, but wants to sail, wants a performance sailing boat as well. Il tetto della cabina non è una semplice copertura leggera di protezione, ma ha delle funzioni strutturali. Infatti l'albero, un Southern Wind di carbonio, è poggiato in coperta e anche la rotaia per la regolazione è in coperta. Questo consente di regolare la randa utilizzando praticamente solo il carrello, come si faceva, come si fa sulle barche da regata. La forma della randa non cambia mai in relazione alla tensione della scotta, ma viene solo modificato l'angolo di incidenza con il vento. Le vele sono Nordsails 3DI Endurance, lunga durata per una barca blue water. La zona living con visione a 360 gradi. Qui avviene tutto quello che serve in navigazione, a parte dormire. Una grande cucina, un tavolo della dinette. Su questa barca si è scelto il timone sotto l'albero. Quello è un puntone che sorregge tutto il carico dell'albero e tutto carbonio qui attorno. Poi c'è il tavolo da carteggio con le manette dei motori e il joystick del boat thruster. Siamo nello scafo dedicato all'armatore. Intanto guardate il piacere di sentire, leggere le strutture, di sentirsi in barca. La zona di prua, quella con il letto e il bagno dell'armatore, si può chiudere con una porta lasciando libera circolazione verso lo studiolo di poppa e un altro bagno che può essere utilizzato dagli altri ospiti della barca. Nello scafo di destra due cabine matrimoniali. Semplici ma efficaci. Anche qui si legge ovviamente la struttura dello scafo, ma ci sono anche dei particolari che ci spiegano la volontà di tenere tutto molto leggero. Guardate il WC di carbonio. Io qui davanti a me ho una barra. Non è l'unico sistema di timonare questa barca, però è quello che viene ritenuto sufficiente per un catamarano che supera i 18 metri per navigare a gran velocità. Posso fare tutto quello che serve per navigare a vela, regolare la randa con il carrello oppure la scotta del Genoa. Ovviamente una barca del genere ha la possibilità in optional di montare qui un'altra bella ruota. Stiamo navigando con un angolo di circa 70 gradi con il vento reale. Un broad reaching, come direbbero gli americani. A prua c'è un code particolare steccato per abbassare il centro velico e sfruttare al massimo la possibilità di esporre superficie velica, così come è stato fatto con la randa. Tutto questo si trasforma nella possibilità di usare il momento raddrizzante al meglio per correre più forte. 90 gradi con il vento reale, 12 nodi di vento, 9.6 è quello che segna il log. Vorrei passare i 10 nodi. Eccoli qua, 10 e 10, siamo 100 gradi con il vento reale. 10.50 di speed over ground. Sempre 100 gradi.
ci vuole un po' di attenzione per stare nella giusta rotta e nella giusta regolazione delle vele, però è divertente. Questa barca ha le centerboard delle derive basculanti che scendono dagli scafi. Si può avere anche la versione con daggerboard, molto più profonde, arrivano a 3,5 metri di immersione. Una barca veloce, ma non mancano toys. Guardate che belle canne. I motori sono due Yanmar da 80 cavalli con i piedi ed equipaggiati con due eliche Gori con overdrive. Si può stimare una velocità di crociera 2100 giri di 9,5 nodi. There's definitely a market for the what we would call the more cruising charter oriented catamarans. You can look at the catamaran space in general, it's exploding, but also this niche of performance catamarans is growing as well. And there's a lot of people actually converting from monohulls. I'm a former monohull sailor and racer myself, and I just became attracted to it. It provides you a lot of value and fun and comfort. When I decided to convert across, I talked to a lot of people, and I never found somebody who went for cruising, who went from a monohull to a catamaran and then went back again. And I've joined that club myself. So. Io mi sono trovato davvero bene su KC62. Ci sono tutte le regolazioni di una barca da regata, tutto quello che serve per divertirsi davvero ad andare a vela. Ma come avete visto non mancano neanche gli spazi, i toys, come le canne da pesca, per godere il mare.